Benvenuti alla redazione di Roma Core. Oggi noi parliamo di Pacers. Lo sapete benissimo. Sono quelli che portano i palloncini e che portano gli atleti a traguardo nel tempo che si sono prefissati. Alle mezze maratone, alle maratone. È una bella responsabilità, è una bella esperienza. Molte volte io mi sono chiesto, vedete, qua dietro ci stanno tutte le mie maratone e ultra. Sono una quarantina, non lo so esattamente. Mi sono sempre chiesto, come si diventa pacemaker? Ho domandato un po' in giro, devi entrare nel giro. Questa è stata la risposta enigmatica che mi è stata data. Nel giro, qua. Cioè, a chi si domanda? Boh, non, vabbè, poi non ho approfondito, me ne sono portato perché sui pacemaker ci sarebbe da scrivere un romanzo perché nella maggior parte dei casi non sono seri, vanno là, si fanno i cazzi loro, scoccano il pettorale perché stanno nel giro. Però abbiamo messo le mani su una cosa straordinaria, incredibile, e adesso ve la raccontiamo. Ci sta questo signore, si chiama Roberto Toniatti. Chi è Roberto Toniatti? È un atleta estremamente scorretto, perché il 23 ottobre del 2016, alla Maratona di Venezia, si è scambiato il pettorale con un altro atleta, che si chiama Marchi. Si è pigliato il pettorale di Marchi, così senza dire niente a nessuno. Questi si svegliano la mattina. Marchi chiama Toniatti e dice: Robè, pigliatelo tu il mio pettorale, che io non posso venire, ho fatto tardi. E chiaro, sono stati beccati tutti e due su segnalazione stessa dell'ASD Venice Marathon Club. E quindi successivamente il Tribunale Federale, con sentenza del 13 febbraio 2017, squalifica entrambi per 60 giorni e gli appioppa 500 euro di multa. Vorrei ricordarvi che per un caso di doping se ne pagano 378. Giusto per darvi un'idea. Dici, ma quello non è una multa, sono le spese processuali. Sì, ma sono sempre i soldi che sono usciti dalla tasca di uno scorretto. Giusto per darvi un'idea di quanto poco si sta facendo in Italia sul doping. Mentre invece quando gli tocchi i soldi a mamma Fidal. Comunque, Roberto Toniatti, una volta è stato squalificato. Non sono fotte proprio. Perché ci ritroviamo il 2 aprile 2017, 12 giorni prima della fine della sua squalifica, come pacer alla mezza del lago di Caldara. Che è una gara Fidal. Successivamente, una settimana dopo, ci ritroviamo come pacer alla Maratona del Lamone il 9 aprile del 2017 e mancano ancora 5 giorni alla fine della sua squalifica. Per cui si becca un'altra squalifica per non aver rispettato i tempi di squalifica, giustamente. E leggiamo in questa seconda sentenza di squalifica che proprio alla Maratona del Lamone, non essendo riuscito a iscriversi perché era squalificato dalla Fidal, si è fatto infilare là dentro come pacemaker. E c'è riuscito. Ma di ma gli organizzatori, cioè, ma sto giro di pacemaker, ma come funziona? Perché stiamo parlando di un atleta che è squalificato. Stiamo parlando di un atleta che è uno scorretto ed è un pessimo esempio. E tu gli dai la responsabilità di portare gli atleti a traguardo. Va bene. Ragazzi, non finisce qua. Perché Roberto Toniatti ce lo ritroviamo come pacer alla Maratona di Roma. Alla prossima edizione della Maratona di Roma. Il servizio di pacer è offerto da Marathon Tuppen di Mauro Firmani. Rimane un nome dell'atletica, diciamo, ci aspettiamo da lui un pochettino più di attenzione, diciamo, si sarà distratto, ma a parte il fatto che il nostro eroe è pacer contemporaneamente delle 3 ore e 10 e delle 3 ore e 20, e diciamo, nessuno ha capito ancora come accidenti farà, cioè che fa, finisce in 3:10, poi si fa velocissimamente il giro, diciamo, con una moto per acchiappare quelli delle 3:20, diciamo, però. Il problema non è questo. Il problema è che Roberto Toniatti è stato squalificato dalla Fidal due volte e farà il pacemaker a una gara, la Maratona di Roma, che quest'anno, vi ricordo, è organizzata dalla Fidal insieme al Comune di Roma. Com'è possibile che vi distraete così tanto? Io mi rendo conto che Fidal è e diciamo l'organizzazione della Maratona di Roma hanno ben altro a cui pensare, sono troppo impegnati a darsi l'autorizzazione da soli alla mezza maratona che organizzano e a toglierla alla mezza maratona che non organizzano. Però, ragazzi,
qua stiamo parlando di un valore fondamentale dello sport, che è la correttezza. Nasce tutto da quello, è la correttezza. Com'è possibile? Qual è il messaggio? Io, la domanda che vorrei fare, non a Toniatti, perché io con certa gente preferisco evitare proprio di incontrarli e di parlarci. La domanda che vorrei fare alla FIDAL, al Comune di Roma, coorganizzatore, alla Maratona dell'Amone, a Mauro Firmani: ma vi siete posti il problema del messaggio che state dando al mondo del podismo amatoriale? Ve lo siete posto questo problema? Se la risposta è sì, ma che vi siete risposti? Se la risposta è no, secondo me siete un poco nel posto sbagliato, eh? Ciao, alla prossima!